Il Comune di Taranto ha inaugurato questa mattina lo stadio Valente Arione Salinella grazie a un investimento complessivo di 3 milioni di euro. L'ex campo scuola, completamente rinnovato, offre una pista d'atletica a 8 corsie, pedane per il salto in alto e in lungo, spogliatoi e locali servizi per gli atleti. Un impianto chiave per i Giochi del Mediterraneo del 2006 che contribuirà a rendere Taranto una città europea dello sport. Che sarà l'impianto principale, insomma, per l'atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo, ma credo che resterà come eredità alla città. Un punto per l'atletica leggero come pochi, nel meridione d'Italia. Quindi, insomma, è una bella giornata, un percorso lungo, come sapete, faticoso, anche con qualche ostacolo lungo il cammino. 3 milioni di investimento più altrettanti almeno che serviranno per implementare le opere in vista dei giochi, per un impianto che credo, ma magari lo dirà chi di me vive di sport come il direttore Molfetta, che mi ha onorato oggi di questa, insomma, visita, come pochi al sud Italia. Quindi è veramente una bella giornata per Taranto, per tutto quello che comporterà, non solo in vista dei giochi. Siamo qui all'inaugurazione dello stadio che ha visto, diciamo, anche la nostra partecipazione con un finanziamento che abbiamo fatto negli anni scorsi, in quanto il Comune di Taranto ha aderito ai bandi che facciamo annualmente che denominiamo Sport Missione Comune e che prevedono finanziamenti a tasso zero per gli enti locali. Siamo lieti che questa struttura è stata, diciamo, ultimata ed inaugurata e speriamo di poter collaborare con il Comune di Taranto per altre iniziative.